Ciao a tutti ragazzi, vi ricordate che alla fiera di Vicenza io e mia moglie abbiamo speso un po' di soldi per comprare qualche esca? Ora vi voglio far vedere cosa abbiamo comprato. Per tutta questa roba abbiamo speso meno di 30 euro e ora vi spiego nello specifico cosa abbiamo comprato. Beh, per prima cosa guardate che belli questi due granchi finti. Non se ne trovano facilmente di questi colori e di questa fattura. Questi sono della Yuzuri, la scatola era un po' vecchia, infatti l'ho tolta perché si era tutta rovinata. Ma questo bianco è fantastico. Sembrerà assurdo, però il bianco, come sanno un po' tutti, è il colore che attira molto il polpo. E nonostante sia in naturale, un granchio in bianco piace davvero molto. Un altro colore che funziona bene è questo qui. E questi li ho presi perché voglio farvi un video al riguardo. Dopodiché, vi ricordate, c'era una bancarella che vendeva delle esche artigianali davvero fantastiche. E ho voluto prendere questa qui. Queste si usano in torrente alle trote. L'ho pagata 6 euro. Però secondo me anche questa, per pescare tra gli scogli le spigole, è un'esca davvero valida. Io vi ricordo che le spigole non mangiano dei pesci enormi, la maggior parte di quello che mangiano sono dei piccoli pesciolini, ghiozzi, bavose e soprattutto gamberetti e granchietti. Un'esca di queste dimensioni, di questo colore, può ricordare proprio una di queste prede. Io con un'eschina così ci ho preso delle spigole più grandi di 3-4 kg. Provare per credere. Questi li ha comprati mia moglie. Questi qui sono una specie, anche questi, di gamberi, di granchi. Funzionano forse un po' meglio in acqua dolce per i black bass, però lei l'ha voluto provare a mare. Eccoli qua. E noi glieli facciamo provare. Ora ve ne apro uno, in diretta. Ah, che bella la puzza di cadavere. Anche questi sono molto carini. Anche questi, tirati fra gli scoglietti, fatti rimbalzare, in mare possono essere davvero efficaci. Dopodiché Eva ha voluto comprare anche questi e questi li utilizzerà lei, che sono dei pesciolini piccolissimi. Questi sembrano proprio dei latterini. Ora ne apriamo uno e ve lo faccio vedere. Guardate che bello! Anche questo qui, fatto saltellare nelle buchette, è ovvio che non si lancia molto lontano, non va bene per il mare mosso, però per il mare calmo un'esca così è perfetta. Quando hanno questa membrana dentro, purtroppo è impossibile utilizzare una testina piombata, perché l'amo va a rompere tutta la membrana e l'esca lavorerebbe malissimo. Ci vuole un amo offset e una montatura di questo tipo qui. Questi invece sono state l'affare più grande di che abbiamo fatto. Infatti l'abbiamo pagati solamente 15 euro, quindi praticamente 3 euro d'artificiale. E allora ci siamo presi innanzitutto qualche Minnow. Guardate che bello questo. Il colore trasparente, io vi posso garantire che nel torbido è un colore che si risalta molto e che attira davvero molti predatori. Vanno tuttavia però cambiate le ancorette. Vedete, queste ancorette qui quelle non mi piacciono. Queste si arrugginiscono al primo lancio, quindi vanno sostituite con ancorette migliori. Per il resto, questa è un'esca storica, fantastica. Io l'ho provata, ma non l'avevo mai trovata di questa dimensione. Sempre per parlare di esche storiche, poi c'è il mitico Pinz Minnow. Eccolo qui. Guardate che piccino picciò che è. Questo funziona benissimo a traina per le occhiate, ma funziona anche per le spigole tra gli scoglietti. È un'esca minuscola, però vi garantisco che funziona. E poi ne ho preso uno che non so se funziona, non l'avevo mai provato prima, sempre della Yuzuri. E questo anche qui assomiglia a un saraghetto, a un piccolo pesce foraggio. Come vedete, a me piace molto pescare con le esche piccole. E poi un classico VTD. Il colore non mi piace, dico la verità, ma non ce n'erano di altri. Io sono sempre per i colori abbastanza naturali. Guardate che piccolo però. Questo, secondo me, sa il fatto suo. Anche qui però le ancorette sono da sostituire. Queste non mi piacciono per nulla. Però l'esca è fatta bene, per 3 euro, cosa pretendete? E poi la sorpresa delle sorprese. Questa è particolare perché è fatta di plastica, quindi se io la vado a forzare si muove un po'. Però la volevo prendere, la volevo provare, perché potrebbe essere interessante. Voi che ne dite? Questa tra la corrente potrebbe dare dei risultati. Ma ora vi faccio un piccolo giochino.
Qual è la vostra esca preferita fra tutte quelle che vi ho messo qui? Lasciamo perdere i granchi che con le nostre spigole non c'entrano nulla. Quella a cui io do una grandissima fiducia è proprio questa artigianale, mi ispira da morire, però non l'ho vista nuotare, magari non nuota malissimo, non lo posso sapere. E poi ci sono queste qui, le soft bait. Anche questo gamberetto non è malvagio, ma guardate che bello sto granchio. Ora, visto che voi cominciate a conoscermi, se mi conoscete bene avete capito in che modo mi piace pescare. Io adoro utilizzare delle esche molto piccole perché ho notato, aprendo i pesci, guardando nello stomaco, ma anche osservando quando cacciano, che le loro prede principali sono la minutaglia, e non solo di pesciolini ma anche di gamberetti minuscoli, di granchiettini, e sono proprio i predatori più grandi che vanno a mangiare queste cose piccole, e quindi bisogna utilizzare delle esche piccoline. E vi dico un altro segreto: sono quelle che ingannano più facilmente un pesce. Pensate a pescare con un'esca grande così, quanto è facile vedere le ancorette, capire che c'è qualcosa che non funziona. In un'eschina piccola così si muove talmente veloce che il pesce non ha il tempo di associarla ad un pericolo ed è molto più facile catturarlo. Poi, se parliamo di soft bait come questa qui, beh, allora l'inganno è presto fatto. Peccato che si veda molto bene l'amo. Peccato, però forse ti posso modificare a te, eh?